Oggi iniziamo a trattare il personaggio di Marilyn Monroe. Lo faremo in più parti perché si tratta di una storia piuttosto lunga. Voi sapete che il mito si è trascinato fino ai giorni nostri, ma noi non faremo sconti, nonostante ci sia sempre emozione nel parlare di lei. Iniziamo naturalmente dall'inquadrare il contesto d'epoca. La zona degli studios era inizialmente una grande e luminosa distesa di agrifogli. Hollywood, appunto, che qualcuno trovò perfetta per costruirvi stabilimenti cinematografici grazie anche alla vicina Valle del Mojave, adatta a ogni tipo di location. Vi investì in particolare una comunità di imprenditori lì trasmigrati per operare liberamente fuori dal trust protezionista di Chicago, allora centro delle prime produzioni. Il cinematografo, inventato in Francia dai fratelli Lumière, fu subito particolarmente apprezzato dagli italiani. Il primo stabilimento di un qualche rilievo, infatti, si registra a Torino e il primo colosso della storia è Cabiria del regista piemontese Giovanni Pastrone, girato nel 1914. Ambientato nel III secolo a.C., vide il contributo di Gabriele D'Annunzio. All'inizio ci si doveva accontentare di una sorta di cartoni animati, azionati da un nichelino in una macchinetta, da cui il nome di Nickelodeon dei primi cinema. Poi la tecnica progredì e nacque la moderna magia destinata a incantare le folle. Gli americani dapprima copiarono. David Ward Griffith diresse un polpettone dal titolo Intolerance, ispirandosi a Cabiria e pretendendo scenografie enormi e sfarzose che, dopo la fine delle riprese, rimasero per anni a marcire all'aperto, simbolo della nuova megalomania umana. Si abbondava in scene spinte e seminudi. Gli attori erano elementi secondari, contava il regista. La prima sexy diva del muto fu Teda Bara, ebrea americana spacciata per una dark lady arabo-francese. Girava molto denaro e gli attori acquisivano fama. I produttori dovettero rassegnarsi a riconoscerne il ruolo nel nuovo business e ad aumentarne il cachet. Nacque lo star system che esplose dopo la nascita del sonoro. I protagonisti del nuovo circo si ritrovarono improvvisamente ricchi e si misero in mostra per le loro sfrenatezze. Si arrivò negli anni 20 a registrare episodi incresciosi, mentre ancora non esisteva un apparato in grado di coprire il lato oscuro del nuovo sfavillante mondo. Olive Thomas è un esempio per tanti come lei, simbolo della ragazzina scoppiettante di vita nel film Tomboy. Moglie di Jack Pickford, della famiglia di attori allora più prestigiosa, morì 25enne in un albergo di Parigi nel 1920, anticipando Jim Morrison tra sfrenatezze e overdose. E che dire della festaccia in cui il supercomico oversized Fatty Arbuckle si divertì con una bottiglia, provocando la morte della starlette Virginia Rappe nel 1921? Nel frattempo, le trame dei film erano sempre più sfrontate. Si giunse al codice ACE, chiamato così dal nome dell'ex direttore generale delle poste USA, 1879-1954, ingaggiato per ricostruire l'immagine già compromessa del cinema USA. Ace, manager esperto di problem solving, diremmo oggi, stilò un decalogo che in parte è ancora valido, attivo dagli anni 30, che infatti videro subentrare pellicole molto più eleganti e pulite. Per sommi capi si può affermare che erano bandite dalle sceneggiature le situazioni scabrose, mentre i comportamenti immorali dovevano implicare la punizione dei colpevoli. Shirley MacLaine ha raccontato che le gonne erano trattenute da un complesso sistema di spille perché mai, nemmeno durante le scene di vento e tempesta, si vedessero o intuissero le mutande. Subdolamente entrò sempre come sottotraccia di quei film una certa critica all'Europa viziosa e l'esaltazione dei sani costumi che ancora perdura. Sani costumi americani, ovviamente. Di questa tendenza risentirono soprattutto i film durante la presidenza Reagan e anche i serial televisivi. Il celebre Dallas iniziò con personaggi arroganti e immorali, ma presto virò verso l'inno alla bella famiglia stelle e strisce, nonostante tutto. Si solidificò per sempre il romanticismo americano, che fa da sfondo anche a una storia di surgelati. L'intento moralistico non viene mai meno, neppure davanti a un serial killer che ha sempre qualche buona ragione per agire. D'altro canto, tutto è concesso per raggiungere la felicità. Ad esempio, rubare per beneficenza, come fanno i Blues Brothers. Africa, Asia, America Latina esistevano solo come elementi esotici e di nessun rilievo sociale. Il cinema era ovviamente cosa di bianchi. I protagonisti di colore si fecero notare solo negli anni 60, a parte l'eccezione di Via col vento, che costituisce un caso a parte. Qualche edificante storia d'amore mista aveva un intento educativo, come Indovina chi viene a cena, o un esito negativo, ma per lo più veniva celata dietro un pretesto, per esempio mecenate e servitore, come per esempio in La mia Africa.
Oggi i due mondi però viaggiano sostanzialmente separati dopo un decennio di tentata integrazione tra i personaggi, che ancora non c'è. Dietro la storia ufficiale, spesso il fine nascondeva, ma non troppo, un'altra parallela, come in Ben-Hur o in Staying Alive. Le scaramucce al maschile oscurano i personaggi femminili. Gli argomenti duri, pur non cancellati, andavano appunto un po' indovinati. Anche gli uomini passavano o passano. Per compromessi, lo si disse, due nomi per tutti, di Claire Gable e Cary Grant. In altre epoche, ovviamente, l'omosessualità era tabù e il pressing per contrarre almeno un breve matrimonio di facciata era costante. Rocazzo vi si piegò. Anthony Perkins si sottopose a intense cure psichiatriche. Sposò Barry Berenson, sorella di Marisa, ed ebbe due figli. Morì sessantenne di AIDS nel 1992. Montgomery Clift rimase fermo nel suo stile di vita, ma pur sostenuto da grandi amici come Liz Taylor, declinò. A 46 anni, nel 1966, fu trovato morto in casa per infarto. Di lui, Marilyn pare abbia detto che era l'unica persona di sua conoscenza messa peggio di lei. Liz Taylor però solidarizzava soltanto con il coté maschile, perché di Marilyn Monroe Liz disse: "Toglietemi dai piedi quella maledetta lesbica", alludendo a certe voci sul gusto della sperimentazione attribuito a Marilyn. Attenzione al falso progressismo. Poi c'è la questione delle sostanze. È opinione diffusa che a Hollywood siano in pochi quelli esenti dall'essere stati consumatori di droga e farmaci estremi, per curiosità, vizio, soccorso emotivo, poi divenuto dipendenza. Troppi soldi fanno male, affermava più o meno il rimpianto Robin Williams. Gli stupefacenti circolavano pesantemente già alla fondazione degli studios, ma per non parlare dell'alcolismo. Probabilmente esiste chi cerca di tenersi a posto, ma il problema permane, le numerose morti lo testimoniano. Le precoci scomparse sembravano cessate o almeno diminuite verso gli anni Ottanta, ma la fine di alcune star negli anni 2000 ha riaperto gli interrogativi. Parliamo per esempio di Heath Ledger, Philip Seymour Hoffman, Whitney Houston, Brittany Murphy. Vivere da divi è un impegno e ai tempi di Marilyn i metodi erano in fase di raffinazione. Gli esperti d'immagine ripulivano l'accento, a volte straziavano i capelli. Per esempio, a Rita Hayworth furono strappate le prime file di bulbi sulla fronte, ritenuta troppo bassa e latina. Anche la tintura era un rituale spaventoso. La stessa Monroe, oltre a dover ricorrere alla decolorazione che si utilizzava allora, subiva ulteriori trattamenti per le ciocche più refrattarie allo schiarimento. Le acconciature erano elaborate e le ragazze vivevano con la parrucchiera appresso, altrimenti, e ben si nota, i capelli si sparavano per ogni dove e non c'era coda di cavallo o mollettone a rimediare. Se la gravidanza non era opportuna, si veniva costrette o perlomeno spinte all'aborto. Gloria Swanson, diva del muto, quasi ne morì. Quando le ricapitò, ricorse a nozze provvisorie con il playboy padre del nascituro, come molte colleghe, e ricorse al divorzio dopo la nascita del bambino, mollando una liquidazione al ragazzo. Non a tutte piaceva quel metodo, o magari non potevano permettersi di farlo. Noi pensiamo siano molto ricchi, ma hanno tante spese. Non a tutte, appunto, piaceva, per cui la star, ragazzina tutta fuoco, Lupe Velez, già divorziata da Johnny Tarzan, Vace Muller ed ex fidanzata di Gary Cooper, scopertasi incinta di un gigolò che si era dato, si tolse la vita nel 1944. Le nozze, peraltro, erano sottoposte ad approvazione da parte dei boss. Lana Turner disse che per quanto la riguardava si sarebbe volentieri limitata alla convivenza, ma era vietato e dovette sposarsi 7 volte. Marilyn si vide stracciare il certificato di secondo matrimonio con il fotografo Robert Slater. Questa prima parte, è già stata da me utilizzata per altri articoli che riguardano lo showbiz, ma era assolutamente necessaria preliminare all'ingresso vero e proprio nella vita di Marilyn.